Parliamo di cinema, una tenera vipera, ad ogni genera che oggi è bigama, all'anima libera che non ha più fisima, a gente cinica, misera e anonima, chi vive a Panama ed è morta veneta. Parliamo di cinema e di ciò che ci va. John John Nostalgia Broadcast. Ciao. Benvenuti all'ultima puntata della seconda stagione di Nostalgia Podcast. Siamo qui. Detto John John. Ci troppo poco, esatto. Ovviamente. Perché oggi sveleremo la seconda lettera della parola. Nella puntata, però non qui. Alla fine della puntata. Quindi puntata. Rimanete collegati fino all'ultima puntata. Per sapere la gente che sta lì fa, ma che vuol dire? John John. E siamo sempre qui a Nostalgia Podcast. Siamo Cozzaron, detto Riccardo Cozzari. Cioè Pirion, detto Alessandro Piria, e io sono detto Fabrizio Ciavoni. E niente, siamo qui per fare ringraziamento perché ultima puntata di stagione. Siamo arrivati, dovevamo essere 20 puntate, però alla fine gli ospiti erano tanti, sono diventati 25 puntate. La prossima evidentemente scaleremo, diventeremo 30, esatto. Diventeranno. Già ce ne sono due o tre pronte per settembre. Già sono due pronte, altri ospiti fremono a venire da noi. Fremolò. Non stiamo scherzando, o forse sì. Niente, mi tocca fare questa cosa che insomma mi pare giusto perché insomma abbiamo sbagliato su un sacco di posti. Abbiamo fatto 25 puntate più 4 extra. E 4 extra? Malaguti, Albert Serra, Mungiu e Ruffini. E siamo stati in ben 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22 location per 29 puntate. Quindi numeri importanti da segnare. Le location sono state a casa mia, al bar fuori del Torino Film Festival, alla casa di Nicole, al teatro del Fabric, che non mi ricordo. Sala Umberto. Sala Umberto del Fabric, al Largo Venue, al teatro Vascello, quindi ben due teatri, a casa di Pirion, a casa della Nicchiarelli, allo studio di Nicola Falsetti, allo studio Zero, a casa di Silvia ben due volte, alla 102 Distribution, a casa di Cipani, a casa di Sofia Iacuitto, al caffè letterario di Ostiense, a Studio Cinema International, il buon Massimiliano Cardia, a casa dei nonni Cialoni, dove siamo ancora in oggi. Questa puntata, e saremo anche in quella della penultima, al Cinema Nuovo Olimpia, a casa di Gianni De Nucci, all'hotel La Rosetta, alla casa del cinema e al Cinema Adriano. La Rosetta è a PG. A Perugia, sì. con Carolina. Cavallina. E Cavallina. Quindi Cavallina. Ringraziamo anche tutti quelli che hanno fatto da co-host di questa stagione, perché insomma abbiamo avuto un sacco di amici che sono diventati poi, insomma, o durante o pre, quindi la stagione precedente, che sono venuti con noi a sostituire Pirion o a fare proprio l'aggiunta generale, perché insomma ci sembrava giusto. Pirion la maggior parte di questa puntata l'ha perso perché io sto a Perugia e ne faccio sempre una a Roma, ragazzi. E soprattutto le puntate vanno organizzate un po' così, e perché lui fa parte di farle e per porco due però e dopo cioè, le salvettine bagnate, prego. Mamma mia. Adesso mi salirà. No, mi sembra proprio due. Magari bagnato. Sì, poi non dai, so, il disinfettante. Dai, finimo sta cosa, Cozzari. Ciavoni, fai schifo. Fra, io voglio partecipare solo per dire questa cosa. Sei rivoltante. Dopo questo brevissimo, purtroppo increscioso incidente, nominiamo tutte le persone che sono state con noi, co-conduttori che non sono i veri conduttori, che siamo noi tre, almeno per ora siamo noi tre ancora. Poi tra poco più licenziato. Viene Carduccio, diciamo il primo. Montatevi i video da soli. Allora fa gli assinti, grazie per vedere. Allora ringraziamo Domenico Croce, doveva essere oggi qui, che purtroppo non c'è, Emanuela Bruschi, che io chiamo Lambrusco, e Lorenzo Carducci, che è qui con noi, sarà pure nella puntata, Alberto Buc, che ogni tanto compare, Carmelo Leonardi, Carlo Paglia, Elio Di Pace, Federico Russotto, che doveva essere qui oggi, che purtroppo non c'è, Fulvio Risuleo, Martina Gatti, Nicolò Falsetti, Leonardo Malaguti, che anche lui doveva essere qua con noi oggi,
E non c'è, non ci sono nessuno, c'è un cazzo nessuno, porco. Stefano Cipani, Marco Baratta e Valerio Ferrara. E... eppure alla casa del cinema c'era pure l'altra. Eh no, aspetta, ora ringraziamo anche le persone che sono venute con noi invece a farci delle riprese. Carmelo, che l'abbiamo già citato, Yassin, che è chiaramente il nostro portaborse e il nostro degli occhi principalmente, perché ormai purtroppo sono quasi finiti, e il nostro anche il nostro Lorenzo, però tu sei dopo, terza stagione, non si nominano le persone della terza stagione, e quindi Yassin che ci cura audio e video di la maggior parte delle puntate da questa stagione principalmente. Abbiamo innalzato leggermente il livello, ancora siamo ancora bassi. Tempo al tempo. Tra l'altro Paolo, che è qui che noi ci guarda, hai fatto, ora te lo diciamo pubblicamente, hai fatto un altro podcast di un nostro nemico, una round table, dopo la nostra round table con un nemico, però non nominiamo, andate a cercarla se volete. Che ha fatto Paolo? La round table che tu hai guardato io non ho continuato a vedere. Vabbè, non nominiamo, il nome di Dio, di non Dio in vano. Fabio Giannoni e Giulia Bartocci, che sono venuti qualche volta a Roma a darci una mano, soprattutto per la puntata folle numero 11 di questa stagione, che è la round table che abbiamo fatto, che è divertente, ma che poteva essere sicuramente fatta meglio, ma è stata un'esperienza divertente che rifaremo prestissimo. Prima possibile. Mancano gli ospiti. Adesso, tutti gli ospiti? Nominiamoli, va. No, aspetta, gli ospiti sono stati tanti, l'ho condiviso qualche giorno fa, in realtà abbiamo avuto tipo una... escludendo quelle persone che abbiamo intervistato al Fabric eccetera, sono 75 le persone che abbiamo intervistato per ora, quindi sono tante in realtà per 45 puntate. Fulvio Risuleo, Leonardo Malaguti, Nicola Rossi, Andrea Scarcella e Andrea Pirerizzone, Detti Dario. No, vabbè, è una battuta che però non avete colto subito. Ah, no, non Dario. Quelli del Fabric Cinema sono tanti, non mi ricordo. Musellon. Musellon, Valerio Meli, che cazzo era? Ero Spuglielli. Antonio Rezza, Flavia Mastrella, Federico Sfascia, che è un nostro conterraneo, Lorenzo. Federico Sfascia. Una volta a cena a Numbre facciamo una cena con Federico. Siete totalmente dei Foligni, quindi è più tua che il nostro. Più tu, Tra l'altro siete due persone totalmente differenti. Susanna Nicchiarelli, Nicola Falsetti, Francesco Turbanti, Silvia D'Amico. La round table non conta. Laura Samani, che nominava prima. Stefano Cipani, Alessandro Ronadio, Alessio Liguori, che è uscito il film suo settimana scorsa, ne abbiamo parlato nell'altra puntata, andatelo a vedere, Black Beats, che Paolo chiaramente vorrà vedere, Sofia Iacuito, buttiamo merda, no, vorrà vedere. Ivano De Matteo, Mauro Zingari, Tommaso Renzoni, Aaron Folle, Allo Iuliano, Albert Serra, fa ridere messo in mezzo questa gente qua, a Valeria Aprea, di nuovo Silvia D'Amico, Gianni Denucci, Davide Gentile, Carolina Cavalli, Paolo Ruffini, Herbert Ballerina, Nicola Nocella, Greg, Barbara Venturato, Cristian Mungiu, Luca Vecchi, e non abbiamo ancora registrato l'altra puntata, però mettiamoli per assolati, Tiziano Russo e Rocco Fasano. Diciamo che questo podcast è l'unico posto al mondo in cui potrete vedere nello stesso posto Cristian Mungiu e Paolo Ruffini, mi sembra che proprio è Albert Serra esatto, a noi ci piace tutto, il bello e il brutto. Il brutto. Come direbbero in Umbria, tutto fa brodo. Che poi in realtà è brutto, opinabile, dipende, non lo diciamo, non abbiamo mai detto se il film che abbiamo recensito è brutto o bello. Chissà se le variabili dipendenti ci è piaciuto o meno, chissà, questo lo scoprirete ascoltando la puntata che verrà adesso, una bella oretta e qualcosa, che poi in montata sarà anche meno, con Lorenzo Tardella e Paolo Strippoli, che è tornato, che non abbiamo nominato tra i presenti. A siglare la fine di ogni stagione, come esatto, sempre. Quindi buona puntata e buona. Ci vediamo alla prossima poi stagione per dire altre cazzate. Ciao. Dopo aver fatto questo intro, che abbiamo nominato un po' tutte quante le persone che hanno partecipato e insomma tutti i luoghi, i laghi e eccetera, insomma, dove siamo stati in questa stagione, dobbiamo introdurre l'ultimo ospite insieme a
a un ospite che abbiamo già avuto, che però insomma deve essere qui per tradizione, deve essere ormai qui per tradizione, e in realtà è totalmente a caso, però no, però no, lui ha firmato un contratto, io ce l'ho, ogni stagione deve finire con Paolo. Io direi di sì, quello è il contratto, Paolo. E tu dia la seconda lettera della parola misteriosa, dopo dopo capirai. Vabbè. Si fida di noi, non so come faccia. E abbiamo il nostro ospite della puntata, che sennò che Strippoli, due parti, l'ottava volta, la gente che fa, vede lo sport per dei Strippoli. Terza. No, c'è due senza tre, infatti chissà, capito, sta quarta. No, ci saranno purtroppo, hai firmato col sangue, mi spiace. Abbiamo qui con noi il nostro ospite della giornata, della serata, della puntata, Lorenzo Tardella. Buonasera. Buonasera, onoratissimo. Onoratissimo. A casa di mia nonna. Un altro ospite direttamente dal centro sperimentale, sì, che si aggiunge alla nostra lunga lista. Li contiamo tutti e vediamo tipo lui che numero è lui, tipo. Dopo lo contiamo. Lo diciamo alla fine. E Lorenzo, allora Lorenzo, a parte che è il nostro conterraneo per la maggior parte delle persone che è qui presente, no, personalmente due persone, tre persone che sono qui presenti, siamo in maggioranza, allora siamo in maggioranza, siamo quota Umbra. Quota esatto. Umbra, lui è di Narni, Amelia e Amelia o Narni? Narni. La stazione Amelia è la stessa però, Narni e esatto. Amelia. È vero. Già, tra l'altro io ricordo le stazioni la città che condivide la stessa bandiera di Perugia. Perché anche voi avete il grifo, giusto? Assolutamente sì, però scopro, pensa che... Anzi, ancora c'è la leggenda, regionale, no? Tipo, voi avete il grifo rosso con lo sfondo bianco. Sì. E noi abbiamo invece lo sfondo rosso con il grifo bianco, perché c'è la leggenda che c'era la guerra fra Perugia e Narni in passato, e durante questa battaglia praticamente arrivò questo grifo che fermò la battaglia e i due popoli si dovettero alleare per sconfiggerlo, e dopo averlo sconfitto divisero la carne e la pelle, e quindi Perugia si è presa la pelle, quindi è bianco, e Narni si prese la carne, quindi è rosso. Fatto bene Narni. Sì. La carne. Esatto. Flesh and Blood. Potresti fare un film, no? Il prossimo film lo devi scrivere su... Lo fa Greta Gerwig, però, che non è no, di Narnia. No. Le cronache di Narni. Le cronache di Narni. Diretto da Paolo Strippoli, scritto alle due mani. Più roba tua. Il leone, la strega e l'armadio. Io sono l'armadio. Esatto. Tu sei la strega. Sì. E Paolo no, il leone è Pierino perché è peloso. Esatto. E vabbè, a parte le cazzate e la condividere la città, Lorenzo ha fatto un cortometraggio che trovate disponibile su una piattaforma. Volevo arrivarci. Scusa. Con calma. Scusa. Su Mubi trovate disponibile. Vabbè. Che ha vinto il David Donatello quest'anno come miglior cortometraggio. Applauso. Bravo. Okay. Soprattutto è stato piratato anche oggi pomeriggio, quindi sì, in realtà ancora per poche ore si trova su cosa. YouTube. Sono molto fiero. Ma questa uscirà la prossima settimana. Ah, allora solo su due settimane. Devo creare un momento di imbarazzo. Ma voi due settimane? Mi è arrivata la segnalazione YouTube. Violazione. Siamo a puntata di Ferragosto. Quindi la gente sta sudando lì col costume. La prima puntata, l'altra stagione è finita a novembre, totalmente a caso, e questa finisce a agosto. Quindi Lorenzo, preparati le freddure. La prossima, magari tra quando la finiremo a così, a febbraio. Come va? A caso. E vabbè, a parte questo. Sì, perché quindi... scusa, l'altra l'avevate chiusa a febbraio, l'altra stagione. Abbiamo chiuso a novembre. Quando è uscito piove? A novembre. Perché ero, sì, quando usciamo più. E il corto si chiama Le variabili dipendenti, e che scoprirete vedendo il corto perché si chiama Le variabili dipendenti. Ma forse no, forse io non l'ho capito. Chi ha studiato? No? Perché si chiama Le variabili dipendenti? Hai fatto il classico, perché ho fatto il classico. Allora, pure al classico quello si faceva. Fa la domanda, perché si chiama Le variabili dipendenti? Ale... C'è il microfono. Io lo farei a Paolo che non l'ha capito. No, rispondi perché? Tu, io poi do la spiegazione. Perché si chiama Le variabili dipendenti, Lorenzo Tardella? Suona così bene, no, vai, Paolo? È il titolo che sbagliano tutti, in realtà, quindi io sono anche commosso che sei riuscito a ricordartelo.
Perché si chiama? Devo veramente spiegare il titolo? Tieni, sì, basta, per rompere il ghiaccio e... Rompiamo il ghiaccio così? Sì, perché raga, secondo dai, me è un po' di imbarazzo. Allora, ho una spiegazione che non è così romantica in realtà. Cioè, è un titolo che mi piaceva talmente tanto che l'ho piazzato tipo in un cassetto in attesa di affibbiarlo a una storia. E quindi okay. Poi ho scritto la storia e dico, ma sai che ci sta bene sto titolo? E ce l'abbiamo messo. Sembrava una metafora che calzasse... quindi ci abbiamo messo. Ma lo è, calza molto secondo me. Come calza, fanno matematica, sono variabili. Certo. E si scopriranno dipendenti. Scopriranno di 15 minuti. Di 15 anni alle poste o in banca. Che ne o sai? Di droga. Eh? Certo. No, droga. Oppure no. Dipendenti da qualche sostanza. Quindi un anno al minuto, 15 minuti. 15 anni. Però prima di 15 anni quello, vero? Beh sì, purtroppo sì. 5-6. Già gli attori stanno lì. Sì. Sì. E allora sono proprio le variabili dipendenti. Ma è sempre così, molto Pippo Baudo lui. Ma sì, mi avete chiamato? Devo fare un po' di show. Certo. Sennò che sto a fare qui? Certo. Fatto benissimo. Ma non fa caldo, stanno le zanzare, sono esaurito. Quindi. È il 31 luglio. E soprattutto accanto Lorenzo Tardella. Soprattutto. Che ti esaurisco. Che ti esaurisco. Come no, sto dicendo, quindi come hanno 15 dure, anni i due ragazzini del cortometraggio. Allora, ce ne avevano 13 quando l'hanno girato, ce ne hanno 15 e rotti adesso. Ok, 15 rotti. Com'è lavorare con ragazzi così giovani? Perché io immagino che in realtà spesso probabilmente sono più liberi e meno impostati di attori che... Cioè, quasi in un certo senso può anche agevolare. Senza un certo... Per me, io amo lavorare a quell'età proprio perché mi mettono a disagio quelli più grandi in realtà. Certo. Cioè è tutto molto più semplice, è tutto molto più istintivo, c'hai meno discorsi da fare. Noi all'inizio quando abbiamo fatto, diciamo un attimo che parla il corto, diciamo. Assolutamente, no, insomma, non lo diciamo mai, però se vuoi dirlo... Non lo diciamo, vabbè, diciamo che c'è dell'intimità e c'è una scoperta, un'attrazione tra due tredicenni maschi. Nell'arco di due situazioni, una dentro il palchetto di un teatro e un'altra dentro una camera da letto. Quindi, essendo la materia abbastanza pruriginosa, quando facevamo il casting eravamo abbastanza cauti, dovevamo dire bene tutto quello che succedeva, quello che non succedeva, però volevo spezzare una lancia in favore di questa generazione perché non hanno fatto un problema che fosse uno. Noi eravamo veramente terrorizzati, invece loro lisci come l'olio. Eravamo noi adulti che ci facevamo i problemi per loro e quindi in realtà... È stato faticoso, ma per altre ragioni, non per la materia trattata. Loro fantastici, a fine set si odiavano ovviamente. Si sono scelti perché durante il casting avevano espresso una preferenza reciproca. E quindi, sì. Cioè tu gli hai fatto dire quale degli candidati? Io l'ho provati, sia separati. Poi ho provato un po' di coppie e poi quando ci ho riparlato ho detto senti, ma di quelli che hai conosciuto, chi ti ha colpito, chi ti piacerebbe lavorare? Ci sono due ragazzini bravissimi, ma hanno due ruoli molto diversi, sono due caratteri totalmente diversi. Chi hai scelto per primo? Ho scelto per primo Tommaso, che è quello più estroverso, più cazzone, più infantile. Ma ho scelto Tommaso perché, essendo, diciamo, questa storia, poi Paolo lo sa, ma insomma lo diciamo, una storia abbastanza autobiografica, diciamo quasi al confine con l'autobiografico, era più facile scegliere l'altro. Perché c'è Tommaso e c'è Pietro. Pietro e Lorenzo. È stato più faticoso trovare Pietro, sì. Però ha scelto un bravissimo attore, molto Simone Evangelista. Tra l'altro ha degli occhi bellissimi. Ha un volto da cinema davvero fantastico. A me ha ricordato, quando l'ho provinato, mi ha ricordato Tazio di Morte a Venezia. Beh. E gli ho anche fatto un filmato in cui l'ho messo al pianoforte a fare quella sequenza di quando si volta e guarda Dirk Bogarde. Sì. In effetti è meglio simile. Che ti abbia ricordato Tazio che Ermon Netz. Cioè ah, certo, senza dubbio. È già una vittoria. Beh, oddio. Ermon Netz. Però sì, è bello, c'ha dei begli occhi, era importante che fosse bello, secondo me. No, veramente. Per rappresentare... No, cioè, cito un film che non mi piace, cioè The Neon Demon di Nicholas Winding Refn. Male! C'è un personaggio... Male! Vabbè, ragazzi, sei totalmente in svantaggio. Però c'è una battuta grande bellissima, non mi ricordo quale personaggio, che dice la bellezza non è tutto, è l'unica cosa.
E io sono d'accordo. Anche perché parliamo di cinema, parlando di vita vera, forse la bellezza ha tanti significati, sia al cinema che nella vita vera. Sicuramente al cinema è importante, un attore, diciamo, lo devi guardare per, però, per sai il che tempo della preparazione. Che? Quello che hai detto, perché tu non, io ti conosco bene e tu non la pensi esattamente così. Tu hai un concetto di bellezza che ovviamente non è una bellezza ordinaria, una bellezza, non è il concetto naturale di bellezza o quello più popolare di bellezza, diciamo così. Quindi parla del tuo concetto di bellezza, cosa cerchi in un attore, cosa cerchi, cosa hai cercato nei tuoi attori, che non, sì, sono bei ragazzini, ma sono anche belli da un punto di vista cinematografico. Perché li hai trovati belli? Ma sai, è una domanda impegnativa questa. Tu parli di bellezza. Io parlo di bellezza, in realtà tu dici in termini, come hai detto, banali. Popolari. Popolari. Tu parli di una bellezza che ha un altro significato e quindi vorrei che lo dicessi. Direi che i canoni che in questo caso ho seguito sono più classici, forse li definirei. Cioè Pietro Simone è classicamente bello, nel senso di armonico, nel senso di aggraziato, nel senso di... veramente Tazio dei Morti a Venezia faceva la bellezza nel film, non un ragazzino. Ogni tanto tu mi dici, mi utilizzi il termine quando scriviamo e quando mi fai vedere, ah guarda, vedrei bene questo attore per questo ruolo, mi parli di volti viscontiani, che vuol dire? Diciamo, abbiamo appena citato Morte a Venezia. Ne abbiamo parlato tanto, però che vuol dire? Mi ripeto, nel senso, canoni di bellezza classici, soprattutto una bellezza che secondo me deve andare a braccetto un po' con la paura, perché alla fine secondo me quello di cui parla il corto è più di tutto, insomma, la paura e la vertigine che abbiamo quando guardiamo per la prima volta negli occhi qualcuno da cui siamo attratti. Più la vertigine, la paura... Ed è qualcosa che però secondo me va di pari passo con la bellezza, cioè noi tremiamo di fronte a qualcosa che giudichiamo come bello, quindi per me era importante che entrambi, visto che poi il corto parla anche di rispecchiarsi, no, l'uno negli occhi, fossero a loro modo cinematograficamente belli. E poi banalmente dicevamo, comunque un regista deve convivere con un'immagine di un attore per mesi, e quindi al di là del bello o non bello, però ci deve essere qualcosa che ti... che cioè, deve essere interessante da guardare, perché sennò ti stufi. E quindi noi, veramente, in sala di montaggio, parlo anche a nome della mia montatrice, non ci stancavamo mai di guardarli loro due. Cioè. Banalmente, anche in un banale campo e controcampo, come è gran parte no, ma insomma la prima metà del corto è quasi tutto campo e controcampo. Questo è molto bello, ma tu mi dicevi anche, e là volevo arrivare, che tu cerchi, o comunque quando parli di bellezza viscontiana, parli anche di una certa innocenza decadente. Parli di un corpo sta mettendo in bocca delle parole, non so se ho mai pronunciato. Ormai ha preso lui. Vabbè, mai, veramente, stiamo da Marzullo. Hai parlato di paura, e hai parlato di... No, lui parla di una cosa molto precisa, che ora mi prende in giro perché la definisco così. No, dilla, poi magari mi... Però dei corpi che si stanno formando e che non sono più bambini... però con qualcosa negli occhi, nel volto, una certa morbidezza che li rende ancora profondamente innocenti. E quindi quel momento di profonda decadenza in cui un corpo e anche un carattere sta cambiando. L'hai detto benissimo. Vabbè, raccontiamo di una terra di mezzo alla fine, quindi sì, è chiaro che il tredicenne incarna queste due fasi, cioè l'adolescenza che è un po' l'inizio della decadenza, tu la chiami, no? Cioè... Quella purezza e quell'innocenza che si vanno corrompendo, mi verrebbe da dire. E quindi loro due, secondo me, stanno, più Simone che Tommaso, che Mattia, stanno ancora coi piedi dentro l'infanzia. E quindi sono ancora puri e sono ancora innocenti e quindi sono ancora viscontiani. Viscontiani. E che cosa, e perché ti interessa questa fase che ha sicuramente una... Stai togliendo il mestiere, loro vorrebbero parlare, tu non li fai parlare. Io stavo comodi, ascoltavo. Scusa, pensavo di essere qui per chiedere le cose a Lorenzo. Egregiamente. Mi interessa seriamente perché hai scelto questa sorta di nucleo tematico che però è anche, si riflette fortemente sulla cifra estetica di quello che fai. Allora, io mentirei se dicessi di aver scelto un nucleo tematico, cioè alla fine... La cosa bella di questo corto... Però io ho visto anche gli altri tuoi corti. Infatti, la cosa bella... No, infatti non ce l'hai mandati. Offese.
Fanculo. Trovate Edo online. Edo online. C'è molto, Edo è online. Molto, molto dove? Bello. YouTube. Vimeo, pubblico proprio. Okay. Easy. Quell'altro ve lo mando. Ma grazie. Piace quasi solo a Paolo. A me piace molto il suo precedente, che si chiama Pelo... A fior di pelle. No, Pelo d'acqua era un corto di un mio caro amico e che era con me al centro sperimentale. Ciao, Rafael. Gualazzi. Rafael Farina e Sass. Era brasiliano, ora in Brasile. E, meglio lui che noi, dai. Rafael è una cara persona e un bravo regista. Ma io porco due, un regista in Brasile. Vabbè, tornando a Lorenzo, lui ha fatto questo corto che in qualche modo ormai disprezzi quasi, che è sbagliato perché è un corto molto bello. Tra l'altro ha fatto la sua premiere ad Alice nella città nel 2021. Torre la domanda, la risposta. La domanda era il perché della scelta del nucleo tematico. Beh, non c'è una scelta, Paolo, come sai... Uno racconta le cose che i nodi evidentemente irrisolti della propria vita, almeno per me è così, mi viene ancora purtroppo abbastanza naturale spingere verso quell'età. Però tu hai scelto di raccontarli e soprattutto, visto che è un nodo problematico, di affrontarlo. Quindi è una scelta ben precisa e dice tanto di come affronti il cinema. Beh sì, come un problema da risolvere. Cioè cerchiamo di crescere attraverso il cinema fondamentalmente. Quindi il cinema come terapia. Il cinema come terapia. Come terapia, anche come evoluzione, quando si evolve un'idea, vuol dire che si è evoluti anche dentro come persone, quindi l'idea del cinema, l'idea di poter raccontare e di poter esprimere. Mi piaceva poi dire il fatto della, tu dici, la paura... La vertigine, io ci vedo più sulla vertigine, perché la paura secondo me è una cosa che combattono molto loro due. Quando cominciano a entrare in contatto sempre più profondamente, la paura è come se ci stessero cercando di combatterla e poi alla fine vincendola. Quindi nel senso, anche questa vertigine mi è sembrata molto puntuale e efficace. Ecco. Guarda, il trovare poi alla fine il tema di un film, quello di cui parla, ci si arriva sempre molto dopo, se ci si arriva. Noi qui siamo partiti dalla sequenza a teatro, che è una cosa successa a me, che io ho condiviso con le mie due sceneggiatrici, e mi ricordo, parlando di paura e di vertigine, che non ero molto a mio agio nel raccontargliela. Cioè, siccome stavamo in una piena fase di brainstorming, ci avevamo da fare il corto di diploma, ricordiamo che il saggio di diploma al Centro Sperimentale, e quindi di che cosa parliamo? Uno, chiaramente le sceneggiatrici erano in modalità ascolto, quindi volevano che fossi io a dire che cosa mi premeva, non mi premeva. A un certo punto mi sono ritrovato a raccontare questo episodio e mi sono sorpreso io per primo nel vedere che loro erano colpite, interessate, che ci trovavano dentro del materiale narrativo. Nominiamo le sceneggiatrici: Mara Fondacaro e Elisa Pulcini. Posso fare una domanda? Ma se invece questa paura di cui tu parli fosse un qualcosa che è subentrato dopo, col ricordo, nel momento del vissuto, perché io per esempio nel vedere il corto non ho percepito la paura in quel momento, cioè la paura l'ho percepita più dopo nella camera da letto, quando c'era già una piccolissima e sottile consapevolezza del ragazzo Pietro. Ma lì, in quel momento, al teatro ho trovato un gesto talmente anche casuale e anche di curiosità, forse, o di, insomma, non gioco, però... No, forse il gioco in realtà è un po' la parola. Forse un gioco, sì, però un qualcosa di talmente tanto naturale che non ho percepito per niente la paura a nessuno dei due ragazzi, proprio non mi è arrivata questa sensazione, anzi, è una cosa che non mi aspettavo minimamente. No, la paura in effetti subentra dopo, cioè se penso alle scene, diciamo, in cui almeno io pensavo di farla passare, erano più, ecco, lui quando suona il citofono, lui quando legge i messaggi, dice vieni da me, un'ansia. E lui quando... Sì, poi la possiamo chiamare in tanti modi, però insomma per me è veramente a me viene da chiamarla paura, cioè nel senso... C'ho davanti una persona per cui provo qualcosa, non so gestire questa cosa perché sono
abituato fondamentalmente a relazionarmi solo con me stesso, che è un po' lo scarto, no, tra l'infanzia e l'adolescenza, e quindi questa cosa non la so gestire. Poi la possiamo chiamare in tanti modi, forse vertigine in realtà è più, sì, è più la parola giusta, però sì, è il punto, è veramente cioè cercare me stesso negli occhi della persona che ho davanti e che cosa succede quando non mi ci ritrovo poi. Perché poi è quello che succede, cioè il film è il racconto di un misunderstanding, cioè di un non trovarsi nel qui e ora che il corto racconta. Poi il finale apre, credo, spero, si percepisca ad un film, ad un dopo. No, film, non so. Perché no? Qui abbiamo la maglietta di un... Mio compagno di classe. Di un compagno di classe tuo che doveva essere qua, ma purtroppo è al montaggio di questo film. Che è un purtroppo fortuna. Dopo lo montiamo, sta montando. Però per fortuna sì, certo, chiaramente. Poi mettiamo la foto che hai mandato a Valerio, la mettiamo in montaggio quando dice, quando parla della maglietta. No, però non mi ha ancora risposto, sì, quindi sì. Poi magari manderemo anche la risposta, facciamo fai lo screen. Che schifo. Perché non lo vorresti fare un lungometraggio tratto da questo film? Comunque ci sono molti, infatti lui mi diceva comunque c'è stato anche Close, insomma, che è un po' simile. Come poi che cazzo ce n'era un altro dei film più o meno che un pochino ricordavo, ho visto da poco, mi sai aiutare? Winter Boy, non lo so. Winter Boy, che è? Poi c'entra tanto che è Winter Boy, Winter Boy è meraviglioso, Christophe Honoré, che trovate su Mubi. Intanto lui l'hai presentato il film, no? A Bologna, vogliamo fare pubblicità a Progresso? Vabbè, a Bologna, organizzata da Mubi alle serre dei Giardini Margherita, adesso non mi ricordo la data di settembre, mi sembra il 13, yeah. Ci sarà una proiezione del mio corto abbinato a questo Winter Boy. Questo. Bello. Quindi c'era questo double bill. Purtroppo solo io. C'è Laurence Sterdè. Esatto. Noi avremmo voluto Paul Kircher, altro che Cristo. Ma c'è, ci sarà. Ma no, ma che c'è? Sennò vengo io. Lo so. Grande attore giovane. Il protagonista di Winter Paul Kircher. Cosa sia questo. Lui ha fatto anche questo Il Regno Animale che è passato. No, lui soprattutto è il figlio di certo. Di Ren Jacob. Di Chies lo schiena memoria. Tra l'altro ricordiamo che chi ci sta ascoltando che da l'11 settembre ogni mese usciranno film blu, film rosso e film bianco al cinema. Dall'11 al 13 bello. Settembre uscirà film blu. Più bello, Blu. Bravo, bravo Lorenzo. Rosso. Bravo, sono d'accordo con... Vabbè, rosso è il secondo classificato. Sono classificato bianco. Bianco, diciamo. A me piace più blu. Bravo, Pirion. No. Ha vinto il blu. Pirion, Asse, Pirion, no, Tardellon. No. Vince Juliette Binoche. Io sono 3-3, porca merda, è vero. Grande dei periodi. Yassin. Però nessuno che dica, a me non me ne piace nemmeno uno. Non si può dire. Peggiore è il bianco. Che cazzo dici? Peggiore è il rosso. No, non è vero. No. Non è vero. Bianco è meraviglioso. Sicuro non è il peggiore, il rosso. Certo. Non è... Dei decaloghi qual è il migliore? Oddio ragazzi, faccio fatica con i numeri. Non mi ricordo il... Bambino. Bravo Pirino. Anche il primo. Il primo. No, era il primo o il secondo. Il numero 5, non mi uccide. Dai, il bambino, ovviamente. Beh, bambino quello è meraviglioso. Sulla religione. Il primo. E allora il primo. Il primo incredibile. Non mi dà il nome di Dio in vano. No, io ho visto... Non avrà altro Dio di fuori di me. Insieme. Breve film sull'uccidere e io stavo malissimo per il giorno. Sentro non mi uccidere con il breve film. No, non uccidere. È il quinto decalogo. Diciamo? Non mi nominiamo film di merda in bar. No, avete detto non mi uccidere. No, ho sbagliato io. Infatti, okay. Beh, non mi uccidere di Italiano. Non è di Kieslowski. No. Non mi uccidere. Non è di De Sica. Ah, ecco. Tu l'hai visto? Non l'ho visto. Io veramente dovete far passare è chiaro che ho visto il decalogo anche perché è completamente disponibile. No, io dicevo non mi uccidere di Andrea Sica, l'hai visto? Non l'ho visto. Siamo fan dei Figli della Notte, però io sono fan dei Figli della Notte. Qui c'è un mio carino. Ma Pietro Monfredo, tra l'altro l'ho visto facilmente perché si trova su Amazon, Figli della Notte. Non mi uccidere credo non sia disponibile su Netflix. Su Netflix.
Sì, sì. Stasera quando torni a casa vedrò, va bene, vedrò, non originale. Mi dispiace. E va bene, tornando alle domande, quindi il film cassato non si farà, il film non, cioè, ti proporrà, no, 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 il film, no, no, film si farà, però si farà. Non è, non è come Valerio Ferrara il lungo del corto, ma c'ha parecchie cose in comune, sì. Okay. Diciamo che eredita un po' di cose di vari corti che ho fatto, tra cui anche quelli che Paolo ha citato prima. È un po' diventato il contenitore di varie cose, però non è direttamente collegato alle variabili dipendenti. Poi però il protagonista si chiama Pietro. Posso chiederti se l'altro ragazzo della tua storia vera ha visto il corto? Se sai se l'ha visto, se ti ha dato un feedback, un riscontro di qualsiasi tipo? Allora, la risposta è che no, non lo so. Nel senso che non ci sono rimasto in contatto da allora. Da quel giusto di casa? No, da un po' dopo. Nel senso, poi sai, con l'adolescenza le strade si separano, eccetera, eccetera. E però credo che mi abbia scritto per farmi complimenti, dei premi, non premi, però non credo che l'abbia. Cioè, sicuramente non mi ha scritto un commento sul corto. Però sarebbe interessante sapere. Cavolo. Certo che sarebbe interessante. Sì, sì. Beh. Però sarebbe sicuramente deludente, ve lo dico. Per me sarebbe deludente. Perché? Beh, perché insomma, sai, uno tende a romanticizzare tutto e a innalzare quel momento lì, poi le persone insomma cambiano e insomma, non so cosa direbbe sinceramente. Che facciamo una call? Tra l'altro io ho conosciuto, diciamo, fun fact, io ho conosciuto i due ragazzini a casa di Paolo il giorno il giorno dopo la tua vittoria, e che sono totalmente diversi dal corto, proprio altre persone, sì. Totalmente. Beh, più Mattia, però Tommaso, che è diventato un armadio assaiante. L'altro però... è un Simone è rimasto abbastanza. Non ascolteranno, se ascoltate la puntata non ve la piate. Vi difendo io adesso. È un po' romanaccio, un po' come sul, sì, corto. Beh, lo sono tutte e due, però uno non si contiene. Sì, sì. No, romanaccio, vabbè, però a volte romanaccio si intende come rispregiativo. Ma no, vabbè. Non è rispregiativo. Sì, sì, no, però io auguro di non crescere con quella parlata in futuro, lo so. Perché sennò scusa, che c'è? È anche un po' un atteggiamento, anche se sono piccoli, sono attori. Ci può stare che nella vita vera sia diverso il loro modo per di carità, parlare. Per carità. Ma che c'hai contro il romano? Non ho capito. Diciamo anche il tuo attore, il tuo attore giovane, Francesco, anche lui c'ha una bella parlantina romanesca. Ma nemmeno romanesca, dei castelli. Castellesca. Castellana. Castellitesca. Che non è proprio... Orgogliosamente di Marino. Bellissima, neanche l'Umbra. L'Umbra fa più caos. È mica, però non c'è... Dai, è bella. Ma che romano cosa? Ma dai, perché te non la sai apprezzare? Romano è bella. Parlata romanesca, ma bella. A me fanno cagare tutti gli accenti. Forse il milanese mi piace un po' come... Come? Che è l'unico che ha l'accento. Il milanese il Veneto, anche il Veneto. No, vabbè, no, vabbè. Peggior dialetto della storia. Ma c'è uno che nel suo universo non capisce niente. E io te ne sappiamo qualcosa. Paolo sta facendo i cazzi suoi. Giustamente. Lo stiamo annoiando. Sta guardando le recensioni di Barbie di Emanuele Raupo. No, mettiamo. No, dopo, appena prima di finire la puntata, vediamo un trailer e lo commentiamo tutti insieme. Questa è la cosa. Perché Paolo ha votato questo film sul mio Letterboxd. Io ho 5 stelle votato su questo film che ancora non è uscito. Se ti ricorderai qual è, non dirlo. Dopo vediamo il trailer che è uscito qualche ora fa. Ma quale? Dopo. Io l'ho già visto. No, nessuno ha visto. L'ho votato sul mio Letterboxd a cena. A per tradimento. Scherzo. Ah, lo fa anche con te, quindi. E ora, dopo lo vediamo. L'altro giorno mi sono ritrovato. Capiamo se era 5 stelle o un po' la meno. Forse un po' meno. Però, le variabili dipendenti. Che mai a me mi ha messo 5 stelle su 5 l'altro giorno che a Boldi. A vacanze su Marte. Sono accorto l'altro giorno. Bello. E comunque è un gran film. Concordo. Beh, io sono un fan, ma non di questo. Poi è un altro film che non nominiamo. Infatti, ragazzi, scusate, abbiamo fatto il catalogo. Abbiamo fatto il decalogo. Film rosso, film blu, film bianco. Noterai l'ordine. Ma qual è il vostro vacanze di Natale preferito? Lorenzo, io ce l'ho. Lorenzo, io passo. Qual è il vostro cinepanettone preferito? Vabbè, uno che avrai visto e detto, vabbè. Vai. Natale sul Nilo. Sul Nilo. Vai. Sul Nilo. Però anche Natale a New York lo amo parecchio. No, sul Nilo è meglio. A Miami.
A Miami è proprio il più coatto. Proprio. A Miami è bello, credo. A Miami ci sta, però ci sta una bella ragazza, quindi è giusto. Tutti quanti ci stanno delle belle ragazze, ma quella di Miami è abbastanza figa. Vabbè, con De Sica e Boldi forse è Natale sul Nido, però secondo me l'apice dei cinepanettoni è Vita Smeralda di Jerry Calà. Non è un cinepanettone. Però... Porca troia se ne è un cinepanettone. Non è un cinepanettone a livello di... Cinepanettone non lo è. Quindi. Vabbè, un film vacanziero, ti è. Vabbè, allora Isola. Faccio un salto alla Havana, il migliore. Un salto alla Havana, che comunque non c'è un panettone importante. Possiamo dire che Ciavoni ha fatto il figlio di De Sica, che non ha mai visto i film di cinepanettoni? No, figliastro. Vabbè. Io ti dico quello che abbiamo cominciato a vedere anche a casa tua quella volta. Era sul Nilo quello. Entrare sul Nilo. Bellissimo. Abbiamo visto anch'io dico il Nilo. Te lo ricordiamo a proposito di trailer mitici, il trailer di Natale sul Nilo. Ragazzi, sì, è un cult quel trailer. Posso dire... così, sei troppo vicino. Posso dire un altro che non c'è un panettone, ma che mi è piaciuto molto in questo periodo, molto recente, di 3 anni fa, Lockdown all'italiana. Non c'è per niente, ma mi è piaciuto molto. Quale? Lockdown all'italiana. Sono un grande fan. Molto io devo comprare DVD, ma l'altro giorno ho visto che costa 9,99€, ho detto ancora troppo. Vado a prendere, dai. No, fra. C'hai cioè, tutti Ezio Greggio. No, Ezio Greggio io lo adoro. Ezio Greggio, cosa pensi di Ezio Greggio? Poi torniamo a parlare di... Penso di Ezio Greggio. Passo. Come passo? Beh, è un piccolo scoop. Dovete sapere che Paolo... Ezio Greggio e Lorenzo Tardella stanno per fare qualcosa insieme. Li farei di dipendenti. Esatto. Lorenzo Tardella conduce Striscia la Notizia. Invecchiati, che si ricorda. Digli cosa mi fai vedere quando vengo a pranzo da te per scrivere. Che trasmissione di mezzo. Che tu sei cresciuto con Mediaset. Io non sono cresciuto con Mediaset. Io ho scoperto Mediaset, che è peggio. Io ho scoperto Mediaset ed è diventato Mediaset Infinity, quella roba lì. La cosa che faccio mentre pranzo e devo staccare totalmente la testa, cioè che faccio? Guardo Scherzi a Parte, ma mi guardo veramente degli scherzi del 95, perché dico... Abbiamo visto Paolo Brosio, Gio Squillo. Abbiamo visto Gio Squillo, abbiamo visto... non mi ricordo più. Però io sono un grande fan dello scherzo, per esempio, a Boldi del 95. Insomma, se volete vi vedete un vino, tipo. Il film rosso, altrimenti su Mediaset Infinity c'è... Non c'ho Mediaset Infinity, Fred. Ma no, ma nemmeno io. Però è gratis, vi vedete lo scherzo di Boldi... Mediaset e basta, non è... Nel 95 Infinity, quello... no. Infinity a pagamento. Aspetta, no, si chiama Infinity e poi c'è Infinity Plus. Ma perché stiamo parlando di Mediaset Infinity? Cazzo, ho detto io che sei cresciuto con Mediaset. Abbiamo un regista, no, ma io non... In realtà io non guardavo la TV. Hai chiesto di Ezio Greggio, Paolo, quindi non fare il serio. Io ho chiesto Ezio Greggio. Io volevo fare... Ah, tu l'hai chiesto? Ah, scusa, allora Riccardo. Io non... Ezio Greggio... Ezio Greggio anche, c'è una bella filmografia, 4 film da recuperare. Se non l'avete visto, l'ultimo almeno, Box Office 3D, lo devi vedere. Beh, Box Office 3D, tra l'altro un film veneziano, quindi... Eh sì. Il primo film che ho visto Ciavoni era La prima sua Venezia. Esatto. Vedi? Ha detto, ma che bel festival, bellissimo. Devo dire. Beh, guarda, che non è che a Locarno avessi visto, cioè, il primo film che ho visto è il film di Andrea Segre con Vinicio Capossela, che carino, non è che cioè non è che stiamo a fare tanti altri standard, quindi in senso così. Però interessante, no, beh, andare a Venezia per la prima volta a vedere Box Office 3D ti bellissimo. Dà un'idea del festival. È pazzesco. Così che l'ultimo di Müller è diverso, l'ultimo di Müller. Forse per quello. Dove è andato a fare il mix? Un mix song. No, andato. Miss Müller. Però io la vedo come l'inizio di un'era, dai. È l'inizio. Ciavoni che guarda Box Office. No, Ciavoni che partecipa a un festival, è l'inizio, esatto, di un'era. Sì, no, secondo anno. In un altro senso, pensavo, vabbè, niente. No, volevo chiedere a Lorenzo che... Volevo anticipare un po' la... E di Jerry Calà, che pensi? No, anche di Jerry Calà, grande filmografia, Cinema Park, una pietra miliare del nostro cinema. Lorenzo, anticipare un po' l'angolo della classica domanda, ci dici un po' riferimenti cinematografici, secondo me, che hai adottato per questo bel corto? Io ti dico una sincera infatti verità. Prima di dirli io vorrei... Io non ti dico però io sono un grandissimo fan di tutte le storie LGBT tra uomini, tutte, quelle donne un po' meno. Tutte, senza tutti. Sono grandi fan. Sono belli, io adoro i film sui gay, li adoro. Film gay li adoro, tutti quanti. Ma il tuo migliore amico anche. Il mio? Il migliore amico è gay. No. Lo vado a fare. Aleph. Ma non stavo dicendo, ma che Aleph? Era una battuta. Cioè, l'hai fatta diventare una nota biografica. No, no, no.
È che è vero, però. No, vediamo. È apparso Ale fino alla puntata. La puntata stavo dicendo che è un po' ghettizzante quello che hai detto. Oh, che ghettizzante. Eh? Ora faccio ecco, walk. Dillo tu per me. Dillo tu. Walk up. No, a me piace. È umbro, Porello. È umbro. È pure io. I film recenti. Cioè, io quando magari non mi interessa un film, però quella tematica lo guardo a prescindere. Ma ci sta, ma secondo me proprio lui lo vede come genere cinematografico. Cioè, tipo sì, lui lo classifica come... Interessante anche perché è un genere, cioè è veramente un genere. Poi può essere... Matematica fa il genere sempre, capito? Non lo so, quindi... non credo. Cioè, sì, a mio parere no. È difficile. No? La tematica della Seconda Guerra Mondiale, della Prima Guerra Mondiale, sono ma tu puoi trattarlo anche... Quello è un film di guerra. Però. Dipende come la tratti, però, la tematica. Però, cioè, il modo diventa un genere... Non è la tematica. Ecco, infatti. Io posso fare un film con tematica LGBT, ma fare un film horror. No, ma è interessante quello che dicono proprio per questo, perché loro dicono una tematica che si è fatta anche genere. Quindi se un film horror parla di quello, probabilmente viene chiamato film LGBTQ+, come genere, ma anche un film horror. Vabbè, sottogenere, secondo me... No, invece sì, è diventato un genere, è diventato in qualche modo un genere, ma interessante. Però non è sempre così, non è vero che la tematica fa il genere. Non anzi. Per forza, no, sì, no, però secondo me sì. Ma secondo me no. Vabbè, però non è e invece è interessante che voi abbiate posto questa cosa. Se tu fai questo tipo di film, molto spesso ti dicono... Ah, tu fai questo genere e diventa... Cioè, per voi quindi la vita di Adele è un genere LGBTQ? È un film drammatico, ovviamente. Ma infatti in realtà i film di cui parla Riccardo sono quasi tutti film drammatici con quella tematica. Però è un genere che viene fatto anche dalla denominazione commerciale, cioè diventa una questione commerciale. Molto spesso se tu vai, in Italia no... ma vai in uno store qualsiasi di un video fuori in Italia è un po' più difficile forse nelle Ferrarinelli Prime e lo stesso Mubi hanno la categoria LGBT Mubi certo però ma anche veramente vai e vedi che genere vedo oggi horror, commedia, drammatico certo. E poi c'è LGBT ma certo. Qualsiasi cioè, ma io per questo dico il tema secondo me quello di cui parla il film è una cosa interessante spesso magari non sempre e la domanda è perché secondo te? Oh la domanda era qual era il riferimento? No, vabbè. Ah, scusa. Vabbè, no, tu no, non possiamo no. Dire. Vabbè, andiamo avanti, ora la facciamo più tardi. Dei riferimenti? Sì, il film preferito. No, avete posto una domanda voi ben più complessa, cioè la domanda è perché lui lo chiama genere? No, secondo me è una cosa molto interessante. Perché io, per esempio, mi ricordo che alla prima presentazione del corto c'era una ragazzina... quando è stata? E dove è stata? Berlino 2022. Ah. C'era un Q&A dal pubblico alla fine della proiezione e c'era questa ragazzina più o meno dell'età dei miei protagonisti, già militante LGBTQ+, che fa una domanda al riguardo. E io in realtà, forse anche un po' maleducatamente, le dico, ma guarda, io non lo vedo. Che domanda? Cioè mi dice perché hai scelto di fare questo genere? Sì, perché due maschi, perché è così, eccetera. Allora io ho detto, ma guarda, innanzitutto io non lo vedo come un corto a tematica LGBT, certo. Semplicemente perché, anzi due ragioni. La prima è perché secondo me parliamo di un'età in cui parlare di identità è un po' prematuro, cioè proprio perché uno racconta l'informità, secondo me dire sono due ragazzini omosessuali, tant'è che non se lo sono posto neanche gli attori questo problema. E poi perché secondo me la maggior parte dei film che nomina lui sono dei film in cui la questione omosessualità è un problema. Sì, cioè c'è una problematizzazione della questione. Cioè esatto. Oddio, io sono, tu sei, non ci dobbiamo nascondere, cosa pensano, cosa non pensano. E quindi, quindi quando tu parli di genere LGBTQ+, mi riferisco parli a quel tipo di racconto, di dispositivo narrativo. Sì, cioè per me non è il sesso delle persone che fa il genere. Io sono anche d'accordo, però sono la domanda... La spingo verso Riccardo cioè, quindi quando tu parlavi di genere in parlando di film LGBTQ+, parlavi di questo, hai la stessa idea Lorenzo oppure è un'idea per te anche le variabili dipendenti è un film ascrivibile a questo genere? Riccardo non fa più podcast cancellato. No, secondo me è interessantissimo invece perché si sta parlando di un genere che 20 anni fa, forse perché c'erano meno storie di questo tipo,
nessuno avrebbe trovato degli scaffali con quell'etichetta. Ah, certo. Sì. E sicuramente non c'erano le piattaforme a dare quel genere. Non, è, non credo che sia un, cioè, per me non è un genere cinematografico, come, cioè, nel senso di, dicevo che per me, a me piace, cioè, ho detto genere dei film, però nel senso genere dei film chiaramente lo dicevo molto così. Ah, aspetta, no, dai, fallo, veramente è interessantissimo. Questo genere di film, momento free solo. Fallo parlare. No, a me piacciono, mi piace quel genere di film, tra virgolette, perché non lo so il perché, non so il perché mi piace, però mi affascinano sempre questo tipo di storie. Perché ti affascina l'argomento dell'identità di genere. Mi interessa, sì, secondo me, perché comunque è nato più al femminile, come ambito tematico. C'è da dire una cosa: a me piacciono molto le storie d'amore, mi piacciono moltissimo le storie d'amore, però spesso e volentieri li trattano in maniera molto a cazzo di cane, cioè le classiche storie d'amore americane o anche italiane, anche peggio a volte. Tra dove c'è un uomo e una donna giovani che si innamorano, anche più ragazzini o anche più vecchi, e trattano magari un pochino così, in maniera molto, no, alla bella e buona, insomma, diciamo una bella époque. E invece il genere LGBTQ+, oppure insomma comunque film dove c'è insomma questa tematica, quantomeno il racconto tra due esseri umani, cioè anche ha qualcosa di più, insomma. Però forse quello che diceva lui della problematizzazione, come dire, addizionale, che purtroppo siamo ancora in una società che non ha superato un certo... In Italia soprattutto. E in un paese che l'ha superato ancora meno. Però è chiaramente, noi ne parlavamo per una cosa che stiamo scrivendo, se un genitore non dà per scontato che il figlio, un genitore X medio, non dà per scontato che il figlio sia che possa avere, possa scoprire la propria sessualità. Dà per scontato che il figlio ami le femmine, e che una femmina, brutto femmina, che ami le ragazze, e che le ragazze, che una ragazza, che una figlia ami un ragazzo. E quindi è chiaro che anche in una famiglia un po' più aperta, una famiglia, è chiaro che questo tipo di rapporti, questo tipo di relazioni siano più difficili, ovvio. Sia un ostacolo, un ostacolo in più. Ma certo. Sì, ma secondo me l'ostacolo non sta... Io, per esempio, una cosa che ho percepito anche dalla visione del corto, proprio quando ero arrivato al momento del teatro, che è stato spinto dentro lì, il palchetto Tommaso, pensavo che ci sarebbe stata in qualche modo l'intromissione di quella professoressa. Gli altri due lì vicino? Sì, gli altri due, sì, magari gli altri due sì. Però quella tipo però pensavo che appunto la professoressa, che ha avuto anche una battuta, mi sembra, e pensavo che potesse essere un problema. Quindi oltre alla parte genitoriale c'è tutto un mondo fuori. Un mondo, sì. Che, di persone, che in primis è la scuola. Nella scuola è il primo luogo che, cioè, se a casa è così, e a casa, diciamo, ci si possono mettere meno le mani, perché ogni casa, diciamo, è un discorso a parte. E nelle scuole anche gli insegnanti non sono, tra virgolette, aperti dal punto di vista, diciamo, si aspettano che uno ami la controparte, e quasi viene affrontato spesso e volentieri come un problema, ti mandano dallo psicologo di scuola, oppure... Forse oggi sicuramente un po' meno. Però è chiaro che in alcuni ambienti... è tuttora vissuta comunque, questa cosa che dici tu è verissima. Qualcosa da cambiare, una deviazione comunque nelle scuole, cioè nella maggior parte... Ma è un problema culturale. Certo, però, scusami Lorenzo, io non sono d'accordo in realtà con quello che dice Riccardo. In qualche modo il tuo film, anche se non c'è un ostacolo esterno, è estremamente problematizzata la sessualità di quei due ragazzi, che fino a prova contraria si provano attrazione fra loro, comunque c'è un'attrazione fra loro, ed è problematizzata in modo interno al protagonista. Quindi secondo me, come dice Riccardo, si ascrive a quel genere, a quei meccanismi di genere. Ma
premesso che io sono la persona meno adatta a parlare del mio film, quindi sicuramente Riccardo ci avrà ragione. Se però hai detto che per te non lo è, forse tu non l'hai trattato in quella maniera. Ma sicuramente questa cosa che tu dici del fatto che è automatico che a quell'età si pensi che bla 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 vale anche per in qualsiasi contesto di classe, scolastico e quel che è, quindi sicuramente, ecco, Francesca Manieri, che ci ha seguito in sceneggiatura, mi ricordo che usò questa espressione dicendo tipo quella situazione a teatro è già rischiosa di per sé. Nel momento in cui tu mi metti due maschi e quindi li metti, lei disse, stanno dalla stessa parte della barricata, diventa ancora più rischiosa. Quindi è vero quello che diciamo, cioè c'è di fatto una problematizzazione. Però allo stesso tempo diciamo che io non ci ho messo il carico, mettiamola così. Non è descritta come tale, certo. Sì, certo, cioè, no? Anche per dire banalmente la presenza di quei due ragazzini lì vicino, che mi è stata anche parecchio criticata e che dice sì, però insomma quei due poi direbbero, si accorgerebbero, eccetera, eccetera. Cioè quelle due persone c'erano nella vita invece vera. Invece è brillante perché e quindi è per quello ma poi scusa, ma fanno a vedere, è buio. Sì, però. Sì, ma poi è stata una cosa di talmente diciamo che io addirittura, secondo, proprio perché nella mia esperienza resto convinto, non ci avrò mai la certezza, che abbiano visto, ero pure interessato in parte a raccontarla, una reazione loro. Cioè, cosa pensano due tredicenni dentro un palco che non hanno esplorato ancora niente, quindi magari forse quei dubbi ce l'hanno pure loro nel vedere quei due che fanno. È bello, ma però stiamo dentro un corso, quindi non c'è tutto questo. Invece tu però non hai mai mostrato loro che guardano, provano. Ed è interessante perché non lo danno per scontato che possa succedere una cosa del genere lì. Se ci fosse stato un ragazzino e una ragazzina, forse sarebbe stato diverso. Invece quel tipo di rapporto, quel tipo di quel bacio è qualcosa di totalmente inaspettato per loro, per i tuoi protagonisti e per noi. Sì. Per quanto comunque la psicologia dell'età evolutiva ci insegna che l'esplorazione sessuale tra maschi è molto più comune di quello ma che io infatti si non voglia sono d'accordo mettere sul dire che problematizzato che viene visto un infatti tema così. Sono convinto che sia visto anche in termini anche ma proprio di modo di raccontare, non so come dire, mi vengono in mente film molto atipici. Non so se hai visto perché ti piace un sacco quello di Ira Sachs, Love is Strange, con John Lithgow. Ecco, a proposito di Ira Sachs, Little Man è un film che io ho rivisto tantissimo. Ira Sachs non ho mai visto nessun film. Little Man è quello con i ragazzini a New York che litigano perché i genitori hanno dei problemi economici tra di loro e questa cosa si ripercuote. È una storia d'amicizia, però. Scusate, ho interrotto. No, dicevo quello. No, anche per tornare un po' a quali sono i riferimenti. Riferimenti, non puoi capire. Adesso, un po'. Tra l'altro, tra pochi giorni, per chi ci sta ascoltando, uscirà Passage, che avete visto? Passage. Sì. No, io no. Due bello? Volte. Matt, due volte. L'ho visto due volte. A Berlino? L'ho visto a Berlino, dove tra l'altro poi ho conosciuto lui, Ira Sachs, perché sono stato quest'anno a Berlinale Talents, che è questo lab di sviluppo, che consiglio perché è una cosa pazzesca. E praticamente c'era una serata in cui loro praticamente prendevano 200 ospiti che stavano lì o per il festival o per altre ragioni, 200 talents, facevano questa mega cena in cui tu eri obbligato a cambiare tavolo ad ogni portata. E io al secondo tavolo mi sono ritrovato con Ira Sachs vicino. Tipo l'appuntamento al buio. Esatto. Ira Sachs. E quindi mi sono dichiarato gruppi di Little Man, siamo messi a parlare di Little Man e lì lui ha raccontato quella cosa che ha raccontato la prima. Gli ha fatto vedere il corto, gli ha mandato una mail. Gli ho fatto vedere il corto, ha detto delle cose bellissime, ha fatto anche delle annotazioni molto puntuali che però non starò a riferire, però mi ha raccontato in quell'occasione che di fatto tutti i film che lui scrive sono dei remake non dichiarati, come lo è Passages dell'Innocente di Visconti. Ah, certo. Cioè lui fondamentalmente dice, nel momento in cui io sto scrivendo una storia, ho individuato quello che mi interessa, uso dei film già esistenti come impalcatura narrativa proprio per gli appuntamenti principali del film. E quali erano i tuoi film? Quindi, film, no, vabbè, lo sappiamo. Che è una cosa che ho trovato d'un'onestà intellettuale strepitosa. No. Quindi ci stai dipendo dicendo che tutti, La variabile indipendente è il remake di Close. No, che è uscito dopo. Che è uscito dopo. Appunto, no, variabili indipendenti purtroppo no. Closer remake. Closer. No, non visto. Ma non hai visto. È molto famoso. La nostra è molto visto, pop nella vostra generazione. Non hai visto The Mood for Love. Poh, a coglione. Closer non è grave, però. No, perché anche Closer è grave. Closer è un bel. Closer. Tocco io. No, ma molto più bello. No, io non sono d'accordo.
Secondo me è un, bellissimo film. Vabbè, che, siamo lì, che è dalla mia parte? Che stiamo parlando di Clone. Però non visto. Speriamo fanculo. Ma no, è un bellissimo film. Guarda, io sostengo che... Ce lo vedo proprio, perché Alessandro gli piace il genere che tu c'hai sulla maglietta. Ma pure a me piace questo genere, però Close... Cioè, poi penso che qui dentro è Evil Dead 2, il peggiore dei tre. Non è vero. Il migliore dei tre. Io non ho visto il terzo. Come il migliore dei tre? Il migliore è il primo. Ma no, il secondo. Ma apparentemente è meglio. Comunque, io sostengo sia un bellissimo film. Molti però non sono d'accordo e preferiscono Girl. Qui è... Girl è bellissimo, ragazzi. Pazzesco. Secondo me proprio c'è un... Vabbè, quindi quali sono i tuoi riferimenti cinematografici, maestro, per questo film? Per questo. Visconti? No, cazzo, però scherzi a parte. Però rispondi a Riccardo, che poverino, sta da mezz'ora. Prima ragione, ma aprite delle parentesi, io mi ci tuffo. Adesso, reference. Non allora, è educato. Allora... C'è una persona tanto educata. Reference. Allora, ho fatto fatica a trovarle a sto giro, perché di solito parto sempre con un botto di reference. Certo. A sto giro, siccome si parlava di una cosa personale, in realtà l'ho tenute un po' da parte. Però sicuramente Morte a Venezia, dopo aver trovato Tazio Bis, ce lo siamo rivisti e ci ha aiutato tantissimo, a me, al direttore della fotografia, nella scelta delle focali lunghe e in parte anche degli zoom. Quindi questo è proprio una ragione tecnica. Little Man l'ho fatto vedere ripetutamente alle mie sceneggiatrici a livello di dinamiche maschili, intimità tra maschi, anche se non c'è niente di sessuale in quel film, è pura amicizia, però era molto utile. Kung Fu Master è un altro film che ho fatto vedere al mio direttore della fotografia come reference per la scena dei videogiochi. La luce blu che lui, insomma, però è più visiva che non tematica. Sta su Mubi pure quello. Sta su Mubi, guardate, è un film clamoroso. Meraviglioso. Me l'ha fatto rivedere pure oggi. Vabbè. Delle clip. Delle clip, sì, ma considerando l'ho visto due volte, l'ultima volta non troppo tempo. Ma perché l'ho rivisto ieri e ce l'avevo caldo per la cosa che ok. Ok, avevo detto dietro, lo sogno su d'acqua. È un frega un cazzo. Carducci, guarda, tu sei intelligente. No, è un film. È un ascolti film. Ascolti i miei consigli. Qual? Che so essere Agnes fondamentale per Agnes Bardà. Poi? Ce ne hai altri? Mysterious Skin? Ah, allora, mai sgamato per la scena. Esatto. Vero, sì. Al teatro? Sì. Sai che non ci ho ripensato a quello, però in realtà no, sì, allora, una dinamica dei bambini. Però devo confessare una cosa, a mia parziale discolpa, cioè i film, cioè io Mysterious Skin, film che amo, l'avrò visto forse una decina di volte, cioè ci ho riflettuto dopo di averlo di fatto citato, cioè non stava nel mio mood board, per dire. Però appunto non... è meglio, perché inevitabilmente sono quelli che ti vengono. Però sì, c'è quella scena di loro due a teatro che si appoggiano sulla balaustra e guardano in macchina, che è un po' la soggettiva incrociata dei loro due su Mysterious Skin. Vediamo se ne dici un altro, che secondo me io ho pensato anche, mi sta venendo in mente adesso, non so perché ci ho avendo detto. A me, quindi dillo tu. Or Guarda Some Phone. Allora, arrivederci ragazzi. Allora, no, amo la follia, dimmi però perché ce l'hai. Non lo so, nei rapporti, mi sta venendo in mente adesso, non so, forse nel rapporto dei due protagonisti, cioè, non so, c'è sempre quell'amicizia molto forte, molto, molto, molto forte. Che qui è quasi il contrario, qui è come se l'amicizia fosse proprio, niente, proprio fosse una cosa di istinto primordiale, però allo stesso tempo... Anche se c'è tanta amicizia, capito? Quel confine labile tra capire un po' qual è l'appartenenza tra le due persone. Anche un po' un discorso di sensibilità diverse, di maturità diverse, sì. Di protagonisti che sembrano maturi ma poi si rivelano immaturi alla fine. Sì, queste danze un po' tra persone informi. Sì, però il finale originale che io avevo pensato del corto era... Non dico drammatico, ovviamente, come uguale San Fan, però c'aveva una certa gravità che io poi ho cercato di stemperare al montaggio. La madre che a un certo punto, la persona che a un certo punto apre la porta era il nazismo, esatto. Infatti, in realtà poteva finire il corto con Eleroth che entrava e sparava e ammazzava tutti. Esatto. Poteva finire come missioni. E un altro mi è venuto in mente Poi finisce voi. No, mi sono scordato. Hai parlato tu, prego.
Paolo, tu che ci hai visto? Non lo so. No, però per esempio Close l'ho visto ben dopo. Ben quindi dombe. Anche volendo. Perché è il riferimento più vicino a due però, bambini piccoli. Che... Però a me piace come Lucas Dont filma, quindi sicuramente Girl è un film che a livello d'approccio fotografico, visivo, di macchina e corpo dell'attore è un film che ho, insomma, ho studiato. Uno che spero non sia una tua reference che detesto è Petit Maman da Shyamalan, che mi ha... veramente detesto, lo volevo dire perché così per non è stata una mia reference, però io amo, ti piace molto, sì. Offese. Okay. Offese. Perché non ti è piaciuto per di mamma? Non mi dà fastidio, è un cinema a lei proprio... in generale o quel no, film? A me Tom Boy è piaciuto perché aveva un certo tipo di delicatezza che secondo me proprio si è persa, è diventata molto programmatica, molto, molto sempre quella cosa lì e sempre più manierata. Io guarda, so, uno, tra l'altro il suo, lui, ricordiamo, lei è sceneggiatrice della Mia vita da zucchina, è uno dei miei. Certo, La zucchina è un film meraviglioso, film. Però lì poi è la scena dove poi c'è la regia. Ha fatto diverso, prima di Petit Maman, qual è il suo precedente? Girlhood? Tra l'altro... Ah no, la ragazza, certo, ma prima di quello, Girlhood. Non mi piace? Che non ti è piaciuto? No, Girlhood. Fiamme no. No, Girlhood. Diamante Nero, Diamante in Italia. Ah, Girlhood, le Bond of Fear. sono contento. Mi piace solo Tom Boy a me, perché Tom Boy c'aveva quella cosa, anche quello. E mi ricordo un po' Amiens in Love, che stavo vedendo a Bon Matin, che stavo anche quello su Mubi, puntata a Mubi Centri, ci famo pagato. È uscito un nuovo film bello, di... bellissimo, cioè, ti sta piacendo Amiens in Love. Stavo vedendo gli studiati, sì, carino, mi piace. C'è un po' quel confine... Hai nominato l'ultimo film di lei? Okay. Ah, si è uscito l'altro giorno, sì, lo dicevo. E su Mubi c'è pure Giulia. Tu hai visto Giulia, tu? Assolutamente. Beh, immaginavo, scusa. Visto, amato. Scusami, non potevo, come potevo fare? Paolo non l'ho visto. No, non l'ho visto. Fa anche dei meme, ogni tanto mando dei meme. Gli stickerini, quelli... No, mi sono dei meme. Infatti, Paolo... Fai schifo a tutta la roba che guardi su Raul Gardini, potresti non guardarlo. Io mi sono tutti i due corsi, grazie di me. Non siamo più amici. Giulia! Certo che l'ho visto. No, avevo pensato a un film di Miens & Love. Ragazzi, voi parlate. Scusatemi, voi parlate di 300 cose contemporaneamente. Mi posso perdere. Raul Gardini, poi l'ho visto perché lo stavano vedendo i miei e io mi sono. Accurato. Io quando i miei guardano qualcosa dico che è e me ne vado. Anche perché i miei penso come i tuoi, il stesso livello, allora io tangenziali due, quindi dico me ne vado. Più o meno. Poi è un rapporto bellissimo, no, quei due. Ok, rispettosamente. Commovente. Tra l'altro poi vai a casa. Io direi che visto che stiamo parlando di film a rotta di collo è arrivata l'ora di fare la domanda. Bravo, che facciamo opinion, sempre a ogni ospite, che sarebbe qual è il tuo film preferito, che però è un po' allargabile a più film o al tuo regista preferito, insomma, come rispondi? Se ce n'è uno, due, tre, quanti ce n'hai? Ce n'hai uno, meglio che tutti, però. Allora, film... Io sappiamo che è scomoda. Io vorrei fare un'altra, un'ulteriore domanda che dovevo arrivare preparato. Iniziare a buttare la stagione, anche se già due puntate sono già state fatte. Qual è la visione migliore che hai fatto al cinema nella tua vita? Ce l'ho, questa ce l'ho. Vai, qual è? Il petroliere di Paul Thomas Anderson. Oh, che lui dice essere uno dei più brutti di Paul Thomas Anderson. Ho detto che è comunque un complimento. Quello meno interessante, è stupendo, però porco due. No, però lui parlava... Punch Drunk Love, ma come era d'amore maggiore. Ma sta zitto, guarda, non è il mio film preferito di Paul Thomas Anderson, però lui mi ha chiesto come... Credo la domanda fosse la visione... Visione. Che poi non è solo il film, ma anche il momento della vita in cui lo vedi, con chi lo vede. Cioè, io quando è uscito quel film ci avrò avuto, credo, 14 anni, credo. 2007. Sì. Quindi più o meno mi ricordo benissimo il cinema dove l'ho visto, curioso, che non esiste più, e insomma, sì. Quindi ora i petrolieri preferiti. 2007, più grande anno della storia del cinema. 2007, quindi c'avevo, sì, c'avevo 14 anni. 13 anni. Quello è petrolieri. Dove? A Terni, al cinema Fiamma, ora non più esistente, come tanti altri cinema di Terni. Non so a Perugia la situazione com'è, ma insomma. No, a Perugia ci difendiamo bene, dai. Vedi, ce ne sono tre, ce ne sono quattro in centro. Insomma, beh, però c'è uno zoccolo duro di cinema d'autore a Perugia, di sale di sé. Sì, quattro. Cioè, e poi ci sono due multisale. Cioè, vabbè, una città studentesca. Sì, esatto. E Paolo, mentre lui ci pensa, di anche tu qual è stata la tua visione migliore al cinema della tua vita.
Non ti coprire il microfono col cuscino, per favore. Oops. Non sto scherzando, Natale a Miami. Se piove. Perché? Ora, a parte la mia passione per il cinema, Tony, che adesso su cui mi adatterò alla sua risposta, certo. Non potrò essere serio. Su cui scherzo. Devi abbassare il suo livello. Su questa passione. Però quella visione di Natale a Miami l'ho fatta con il mio migliore amico dell'epoca. L'ultimo giorno... Ma sei serio o no? Sì. L'ultimo giorno di scuola prima delle vacanze di Natale. Perché no? E c'era la neve. Questa? Un po' variabili comunque c'era, aveva fatto un po' di neve ed eravamo solo io e lui in sala. Neve. E quindi è stato molto bello. Quindi se tu mi parli della mia visione, della visione che ricordo con più affetto, è quel film. Ma la domanda è quella. Penso sì. Quindi sì. Ok, vabbè. Le vacanze di Natale, il mio migliore amico e sapere che non ci sarebbe stata scuola per tanto tempo, la neve. Bello. E solo con lui in sala. Film. Vabbè. Poi diciamo anche i nostri? Io non ce l'ho la risposta, però. Sì, io ho fatto domanda perché non c'è una risposta. La so io quella tua. Quale? Dico dopo. E Lorenzo deve rispondere. No, stiamo facendo il giro. No. Io risponderei Spider-Man 2. Eccolo. Ma semplicemente perché è la prima volta che al cinema proprio ho detto... Che cazzo sto a guardare? Cioè, capito? È proprio una cosa allucinante. E ero completamente incollato allo schermo e rapito. Semplicemente per questo. Io poi, ora ce l'ho forse, perché è legata a una delle esperienze più tragiche della mia vita. E la dico senza nessun problema, in realtà. Cioè, avevo 8 anni, quindi ci può anche stare, dai. King Kong di Peter Jackson. E mi sono... Cagato addosso. Esattamente. Mi sono cagato addosso in sala quando c'erano i mostri giganteschi. E mostri. Mia madre è uscita per andarmi a riprendere, a prendermi le mutande, i pantaloni. Mi sono cambiato in bagno tra una pausa e un'altra. Cagone. Per fortuna il cinema era abbastanza vicino a casa mia. Che bello, ricordo. Avevi 8 anni. 8 anni. Che mondo sarebbe un mondo senza Riccardo Cozzari? Yassine, sarebbe 8 anni è tanto. 8 anni è tanto per cagarsi addosso, però. No, non è tanto. Dai. Prego. Io fino al 16. Ma io... devi avere le risposte dopo. Io sì, non so, sono deciso tra due visioni molto belle, che tutte e due retrospettive. Quindi una è Lost Highway di Lynch, che ho visto con un mio amico che poi è stato il protagonista del mio cortometraggio, e quel film è stato, cioè in generale Lynch, poi non lo so se veramente è, però è un film che mi ha veramente restituito tanto, e vederlo con lui e discuterci dopo e avere tutto, cioè un film molto particolare, è scritto, mi pare che abbiamo letto su internet, sul teorema di Möbius, del nastro di Möbius, insomma, e ci siamo messi lì tutta la sera io e lui a parlare della trama e di come avrebbe potuto essere, snodarsi, se l'avevamo capito o no, cercando di non guardare su internet e di dare anche una nostra spiegazione. Ho veramente capito come il cinema può in un certo senso dare questa, cioè, lui è arrivato a una cosa, a me totalmente un'altra cosa, abbiamo guardato lo stesso film dalla stessa prospettiva, con gli stessi occhi, lo stesso giorno. Bello. Mi ha fatto, non lo so, una serata che mi ha influenzato, cioè mi è piaciuto, non è stato mai emotivo, cioè non è stato qualcosa emotivo a livello di ho visto il film, mi sono emozionato, sì. È più proprio anche a livello concettuale di arricchimento. Sì, mi ha arricchito tanto. Prego, chi è? Il film è... Io? Sì, io. Qua ho detto? No, non l'ha Esperienzon. Detto. Ah, no, stavo solo commentando il petroliere, scusami. No, l'esperienza, io tanto il petroliere mi ricordo averlo visto al Barberini ai 10 di mattina, al mattinè, bellissimo. E... No, aspetta, qual era il mio per te, scusami? No, lo dico dopo, non hai capito. Non aprite parentesi, dai. Cazzi. Ora voglio saperlo. Te lo dico dopo, ne ho tre, quindi perdiamo tempo.
Allora, io vi dico quello meno recente, vi dico al Festival di Torino, proiezione di Phantom of the Paradise di Brian De Palma, il fantasma del palcoscenico, è un film pazzesco. Mamma mia, capolavoro. Sì, è un capolavoro, non ce ne potevo credere, facevo, no, scusa, ma questo stiamo aspettando, questo è mezzo musical, questo è mezzo Faust, Dorian Gray, tutto, wow, ok, aiuto. Poi West Side Story di Steven Spielberg al nuovo cinema. Hanno Olimpia, io non dovevo dal defibrillatore, non dicevo no, adesso devi stare calmo perché sennò qui succede un casino, muori tu qui. E poi vabbè, il classico dei classici, non posso non dirlo, dice. Leon Pitt. No, no, questo la dico dopo Tardella. Però diciamo solo lì, lo sappiamo tutti. Diciamo sì, lo so, posso fare un fuori programma? Vai. Vai. Posso uscire e rientrare? Certo. Comunque che bello hai detto Spider-Man 2. Ho parlato, è stato il mio secondo. Hai il poster di Leon Pitt. Sarebbe stata la seconda esperienza perché è stato il primo film che ho visto. Ti prego. Da solo, no, ne ho due in realtà, però uno dei due. Sì, ma uno, eccoli, dei due. Ecco. Grazie. Okay. Vabbè, capolavoro, ti ringrazio. Beh, allora devi dire ora Lino esperienza. No, non si può dire esperienza. Yes. Sì, in realtà, però, cioè, non è una cosa un po'... No, meglio di no, No, un po' disdicevole. Si può dire o no, secondo te? Ha ucciso una persona durante la proiezione di quel film. Però era così bello che... Stava facendo sesso con una persona. Stava facendo sesso con Riccardo Cozzari. Diciamo, era così bello che la persona è resuscitata. Variabile indipendente, un film su di noi. Okay. E grazie, Lorenzo. Poi ce n'è un'altra, ma quella mi sembrava particolarmente calzante. Ringraziamo Lorenzo, questo è un bellissimo. Poi la cosa figa è col titolo italiano. È una bella domanda. Forse ne potrei aver parlato sui social, credo. Sì, ma penso sia una cosa... Non me lo ha mai detto lui. Tra l'altro 45 anni, Andrew Wiggins, un grandissimo... 45 anni, che meraviglia. A parte 45 anni, è ma Weekend. Serie Weekend, guardate, è una bellissima serie. No, la serie è Looking. Weekend, il film. Ha fatto una serie, Andrew Wiggins. Looking, certo, bellissima. Looking. HBO, bellissima. Con Groffolon. Con Jonathan Groff. Yes. Bravissimo. E c'è anche il film di Looking. Sempre sì. Suo. Io infatti ho visto tutto quanto. A me piace un sacco, un botto. Però se guardarla incredibile. Queer as Folk, c'è un periodo in cui ero fissato. Fissato me, cieco. Guardavo sempre. C'è un grande regista italiano che ama Queer as Folk. Chi è? Ma non so se Gianni Amelio. Non so se si può dire. Però perché? Perché? Non lo so, boh. Però è queste cose così. Però molto fan. E film preferiti allora? Ma non per altro, IT è facile allora, era, dico più dopo. Uscì nel corso di una quindi l'ho detta, il petroliere. No, il petroliere di Paul Thomas Anderson. Sì, sì, sì. C'è in altro film oppure no? No, il terzo era Leon Pitt, per questo, infatti. Ma era Leon Pitt? No, sì, non credo, che l'hai detto te. Sì, era Leon Pitt, la terza esperienza è quella, perché è quella più che racchiude tante cose. Posso dire anche una che mi ricordo così, che era Speed Racer dei fratelli, sorelle, pardon, Wachowski, adesso ci cancellano tutti. Film dimenticato, tra l'altro. Un film incredibile, dicevo, no, raga, ma questo come hanno fatto? C'erano delle cose, c'erano dialogo, gente che girava. L'ho rivisto dopo un po' di giorni fa dopo aver visto Barbie. Non so perché ho fatto un'associazione. Più bello Speed Racer di Barbie. Molto vabbè, bello. Ci vuole non Barbie c'è, non sei c'è contrario? Nulla. Tu sei contrario? Perfetto. Così, al volo, poi ne parliamo. Ma guarda, purtroppo, forse anche perché sono un fan di Greta Gerwig, mi era piaciuto tanto, anche perché sfuggiva da certe dinamiche di film studio il suo precedente, Piccole Donne. Oltre a Lady Bird, ma... Lady Bird è vergognoso. No, non lo trovo. Edge of Seventeen è molto più bello, diciamo. È uno dei peggiori film sull'adolescenza che abbia mai visto, Lady Bird. Sarà, e lì subentra un'altra questione. Io sono una groupie di Saoirse Ronan. Ho capito, ma è molto meglio coso, Booksmart, dai, ragazzi, ce ne sono 2000 molto meglio. Lady Bird vuol fare la cosa sofisticata, invece sono molto più sofisticati quelli che non vorrebbero fare quello, no. Sono molto più riusciti. Edge of Seventeen, l'hai visto? Con no, non l'ho visto. Edge of Seventeen, bellissimo. Bellissimo. Il finale di Edge of Seventeen è la mia vita, tipo. No. Che vorrei che fosse la mia vita, tipo. Vabbè, ma l'avete visto? Scusate, sempre parlando di Coming of Age, però Coming of Age più di età, più... Bassa. È quello un film che ti piacerebbe tantissimo, è Eighth Grade. E me l'hai sempre nominato. È un film che io amo tantissimo. Grandissimo film. Cioè, il Si Fisce in un film a Venezia, qua non mi ricordo. Vabbè. Ah sì? Stupriamo. Ma non viene questa da te. Non ho visto, lo vedremo. Vai coi film preferiti. Dai, film di Lorenzo. A nessuno è stato mai dato tutto questo tempo per pensarci.
Film preferiti. Allora, sicuramente il film che ho visto più volte in assoluto, quello che veramente proprio ti chiamo il fotogramma, l'inquadratura successiva prima che arrivi, è Shining. E forse è stata la mia prima fissa cinematografica. A 12-13 anni, ossessione proprio. Film preferito che però ho scoperto molto tardi, quindi più o meno dopo i 20, è Soffio al cuore di Louis Malle. Vabbè. Io ho visto tutti i film. A proposito di film che sai, uno li vedi e ti ci ritrovi e dici, ah vabbè, ma allora c'è qualcuno Vogliamo come assai. Me che fa questo. Bellissimo. Sì, direi sì. Terzo? Terzo, L'impero del sole di Spielberg. Bellissimo, bellissimo filmone. Bello, bello. Always Spielberg. Uno italiano. Uno italiano degli ultimi tre anni. No. Io, sul film preferiti che tre anni. Vabbè, un italiano, ma allora... Ti piove, la chiudiamo qua, dai. Piove. Sì, esatto. Una giornata particolare. Una giornata particolare, se ne vuoi uno più originale. No, però vorrei uno recente, veramente. Dai, uno recente. Degli ultimi tre anni. No, un attimo, sto facendo. Degli ultimi 10 anni. Beh, quanti te ne pare? Di 3 giorni. Vabbè, però uno che proprio ti ha colpito, dillo. Quanti te ne pare? È una risposta molto paracula, no, Lorenzo. Che ne vorrei dire uno in particolare, su quelle domande che ti mettono sempre. Conta chiami col tuo nome? Conta l'italiano? No. Allora... Vedi che non sono quanti te ne pare, quanti ne pare. Gigi, cioè, il problema, Lorenzo, no. È che ora me lo devi dire. Posso prendere il letterbox in diretta? Sì. Tanto che, scusate. Succede sempre questa cosa. Il suo nome sul primo, quindi che fa questa cosa. Il suo nome sul letterbox è Lollo Tardella. Bravo. Zero. Arrivo adesso, ve lo dico. Invece il nome di Paolo sul letterbox Non si può dire, 89. Pontins. Lollo Tardella XOXO. L'ho detto anche nell'altra puntata, questa cosa l'abbiamo già fatta anche nella puntata di Piore. Infatti, chi vuole seguirti ti segue. Sì, l'ha capito. Chi vuole seguirti segue. Non capire le cose sbagliate. I 5 italiani recenti. Bah, sicuramente è stata La mano di Dio, un film che ho amato. Lo volete recente, più recente di quello, ragazzi? No, ma stavo scherzando. Vabbè, se volete vederlo, Lollo Tardella 89 è su Letterboxd. Ma no, perché 89? Sei del 90. No! Sei del 96. E del 92. Eccoci. 92 sei? Annata... Bella curiosa. Sei del 92, serio? 92. Serio, purtroppo. Sì. Ma come? Io te ne avevo molti meno. Lo invidiamo tutti. Anche Carlo Conti l'ha detto. Vedi? Infatti gli ho risposto, quanti anni c'hai più di quelli che dimostro? Fatti i cazzi tuoi. Sì, che il sottotesto era quello. Cazzo vuoi? Guarda quanti anni c'hai te. Scorrendo Letterboxd. Sì, vabbè, l'ho detto. Potevi essere più originale, però vabbè. Abbiamo il racconto dei racconti. Il limite. Anche provocatorio. I racconti fa cacare a tutti. Non è vero, per quello l'ho detto. Che voglio fare un gran bel film. Attendiamo. Cioè, Quando è Matteo Corona ha fatto un film che si potesse definire un gran bel film? Ma mai, certo. Cioè, stiamo scherzando. Secondo me ce ne sono e come. Pinocchio è bellissimo. Ce ne sono di migliori. A me piace molto. Bello. Pinocchio ci sta. Pinocchio. Ce ne sono di migliori, dai. Molto bello. Tu quanto mi dici? Tre. Offeso. Allora, si sta facendo buio, la camera sarà molto più scura, la luce sarà molto più... Ma è Lorenzo che illumina la stanza. Sì, esatto. Tutto. Bisogna chiudere questa stagione e bisogna chiuderlo... Abbracciandoci. I ringraziamenti abbiamo già fatti. Paolo la stagione. Poi faremo una foto abbastanza originale come quella che abbiamo fatto per... L'altro anno, ti ricorderai? No. Ma come che no? Foto abbiamo fatto? Sì, bellissima. Qui c'è una faccia che sembrò che mi hanno sparato sul collo e mi hanno messo così, però vabbè. Il culo l'hanno sparato. E niente, allora, ringraziamo tutti quelli che ci hanno ascoltato questa stagione, chi ci ascolterà la prossima, speriamo di più di quelli che ci hanno ascoltato questa stagione, speriamo di avere
come abbiamo detto l'anno scorso, ospiti migliori ognuno ve lo auguriamo, non noi. L'abbiamo detto anche l'anno scorso, effettivamente questa stagione abbiamo avuto ospiti migliori di quelli dell'anno scorso, non ce ne vogliono quelli di anno, però siamo evoluti, siamo. Piano piano. Vabbè, è giusto così. Sicuramente ci avrete il regista di un film che Fabrizio ha sulla maglietta. Esatto. Cioè, esatto. Quello esatto. È quasi automatico. Che dire, allora ringraziamo. Prima di chiudere, dobbiamo dire la seconda lettera di questa, santo di questa Dio, parola. Sta roba. La prima lettera era C. Vieni qua. Ti dico, te lo dico sull'orecchio, la dici te. Io non guardo. Ma quello mi volevi dire. Lorenzo, la seconda lettera era io. Ok. La parola, perché noi abbiamo detto facciamo 5 stagioni, io ho detto 5 stagioni di cui diciamo svegliamo John cosa vuol dire alla fine della quinta stagione. Ogni stagione diciamo una lettera. Perfetto. Facciamo il podcast per dire cosa vuol dire John. Perfetto. La terza stagione la P. No. Diciamo. Non diciamo le cose come non dovrebbero essere. Cazzo. Ringraziamo Lorenzo che ci è venuto a fare, che anche verrà nelle prossime stagioni a fare da sostituto da Pirion e da aggiunta. Aiuto Pirion io. Ringraziamo in realtà gli ospiti che sono qua. Lorenzo Tardella, che ricordiamo trovate Le Verbi Dipendenti su Mubi e attendiamo a breve, gli auguriamo insomma di iniziare a lavorare fisicamente al lungometraggio. In serio, invece di fare i cortometraggi. Basta corti. Allungatevi. E Paolo che tornerà nella prossima stagione, sicuramente anche Lorenzo, sono tutti quanti ben voluti e invitati. Però Paolo ormai ha firmato col sangue che deve essere anche nelle prossime puntate. Io mi imbuco a Venezia. Certo. Si era già preso un mezzo certo, accordo. Certo, Venezia, ma assolutamente. Anche perché Pirion non ci sarà per parte del tempo. Poi ci sono altri che hanno firmato col sangue, se ci fai caso, Russotto, quella gente sì, là. Sì, sì. Ormai sta sulla via di firmare anche Silvia D'Amico. Grazie Paolo di essere qua. E ricordiamo che trovate, il Blu-ray, il DVD di Piove con vari contenuti speciali e A Classic Horror Story su Netflix. Dove starà pure sul piattaforma? No. Dovrebbe tra poco. Ah, scusate. A breve uscirà. Dopo? Si può dire? Ci vediamo l'anno prossimo. No, aspetta. Salutiamo. Siamo qui. Fabrizio Ciavoni. Detto. No. Ciavon. Detto. Farà bene. Ciavon. Alessandro Piria, detto Pirion. No, al contrario. Riccardo Cozzari, detto. Cioè Carduccion, detto Lorenzo Carducci. E Cozzaron, detto. Diavolon, ringraziamo Yassin che è dietro la macchina da presa. Come sempre. Yassin, eroe. Grazie Yasson. Grazie a tutti. Buona estate. Breve. Ci vediamo tra qualche settimana. Tra pochissime settimane con altre puntate. Ciao. Ciao.